Una settimana importante per la marignanese Cattolica, quella che la vedrà protagonista domenica prossima sul difficile campo del Rimini. I Giallorossi domenica scorsa hanno ottenuto il terzo successo in campionato, il primo a domicilio sfatando i Tabù Calbi. La rete dei tre punti è arrivata da Emilio Benito Docente. L'attaccante ex di Luce di Turno ha timbrato il cartellino al minuto 94, sigrando tra l'altro la prima rete con la sua nuova squadra in quanto si è raggiunto alla truppa solo a dicembre. Una settimana quella trascorsa che ha portato dopo la sconfitta interna con la Bagnolese alle dimissioni di Simone Lilli, il suo posto al momento è stato preso dal vice Maurizio Galli. Intanto la Marignanese cattolica 1923 ha ceduto il difensore Baic al Borgo Sessia. Al microfono di Roberto Gabellini, in vista della trasferta di Vimini ascoltiamo il responsabile dell'area tecnica Rino Danielli Rino Danielli, questa vittoria, la vittoria di domenica nel derby con Forlì, insomma ha risanato un pochino tutto lo spogliatoio, la tifoseria, eccetera, ha ridato quell'entusiasmo che la Marinese Cattolica aveva bisogno. Avevamo bisogno certamente di una vittoria, soprattutto in casa, eh, però quello che dico anche a loro è eh, che per ora non abbiamo fatto ancora niente. Abbiamo mh, mh, guadagnato tre punti, dobbiamo stare comunque concentrati, eh, non guardare la classifica perché ad oggi non serve guardare la classifica, Certamente un po, di, un po' di euforia positiva è arrivata, però dobbiamo stare concentrati perché già domenica abbiamo una partita molto, molto difficile contro un avversario che, che ha dei giocatori all'interno che può risolverti la partita dalla, da, da oggi a domani. Quindi, e poi eh, dicevi prima, eh, il Rimini non è che sbaglia due partite di seguito. Eh, le squadre importanti come, come lo è il Rimini, è difficile che sbagliano due partite di seguito, quindi noi ci aspettiamo una partita. Molto molto difficile, molto molto difficile. Poi ripeto io 4-5 di, di quei giocatori li conosco molto molto bene e so che sono giocatori che mm, utilizzeranno sicuramente quella partita per, per far vedere ancora di più il loro valore. Certo è che voi dovete stare molto attenti, ma anche loro non possono sbagliare niente perché non stanno attraversando un momento psicologico positivo e basta nulla per poi compromettere i risultati ancora oggi dicono che devono vincere il campionato ma sono dichiarazioni che sembrano fatte giusto per la stampa io guardo, guardo a casa mia noi abbiamo anche noi delle problematiche perché comunque siamo lì che lottiamo tutti i giorni con l'elmetto e quindi guardiamo a casa nostra che ne abbiamo anche noi di problematiche loro ripeto sono una squadra che è stata costruita per per viaggiare su altri lidi e sono convinto che cercheranno di domenica di avere questa svolta, però anche noi dai, sappiamo che dobbiamo andare lì per far sicuramente di più di quello che abbiamo fatto con il Forlì e di portare a casa più ponti possibile. La marignanese cattolica deve salvarsi, quindi eh, l'obiettivo è quello. Io sono convinto che, avendo la vista in tutto questo girone d'andata a giocare, è una squadra che gioca anche bene. Poi vabbè, ha qualche defiance, ma col tempo si possono correggere. Sì, certo, ovviamente se siamo in questa posizione classifica c'è tutta una serie di circostanze che, che stiamo valutando e che non ci, ci hanno girato a favore. E quindi vuoi la, la fortuna, vuoi un po' di, magari di sviste arbitrali perché siamo una matricola ma vuoi anche per, per il fatto che abbiamo delle lacune su cui stiamo lavorando. Qualcuna l'abbiamo già risolta, qualcuna spero la risolveremo al più presto e sappiamo che dobbiamo lottare fino, fino alla fine. Io ho sempre detto che questa squadra ha qualità è, ed è una squadra che merita certamente qualche posizione in più in classifica, però dipende sempre dai, dagli 11 che vanno, dagli 11 o dai 15 che scendono in campo perché se giocano con la determinazione che sanno e con la voglia di portare a casa a tutti i costi il risultato, il risultato lo portiamo a casa. Se poi scendono in campo con un po' svogliati o deconcentrati, logico che possiamo perdere con chiunque. Sul campo le emozioni ci è sentite come per Maurizio Galli che ha fatto bingo al primo colpo Mister Galli. Una settimana di fuoco comunque quando c'è una vittoria. Si recupera a livello psicologico, l'autostima, eccetera, però domenica sarà una battaglia. Beh quello sicuramente, anche domenica scorsa è stata una battaglia. Ormai diciamo che ci siamo abituati a queste battaglie. Dipende sempre poi dai ragazzi, eh, perché purtroppo... I derby sono atipici e quindi c'è anche la possibilità di fare bella figura. È una partita che ci esalta appunto per quello perché è un derby come quella col Forlì. Però sappiamo che è una partita dura perché loro sono un'ottima squadra, è stata costruita per altre ambizioni. Cercheremo di, di fare la nostra, la nostra battaglia. Diciamo io. Bisogna fermare in qualche modo Vutai, eh, Arlotti, eccetera. Quindi sta studiando uno schema eh, per irretire le punte del Rimini. Ma ci sto pensando, adesso vedremo poi il da fare. In questi giorni com'è andato l'allenamento, visto che c'è molto impegno nonostante l'acqua? No, tranquillo, i ragazzi sono, sono consapevoli della de, de, cioè de, de loro forza, stanno lavorando bene e vediamo domenica. Dalla panchina ai calciatori, uno dei protagonisti dell'ultimo match, il centrocampista Manuel Garavini, uno dal vizietto del gol. Ehi hey bomber, <ride> hai fatto un eurogol domenica scorsa al Forlì. Li hai fatti piangere perché dopo un minuto e mezzo che avevano segnato. Il pareggio vi ha dato una carica incredibile. Sì, assolutamente. La cosa più importante è stata riprendere subito la partita. Dopo il gol loro. non era facile perché si poteva indirezzare su altri binari. Eh, abbiamo avuto lo, la, la, la capacità di, di far gol subito. È stata un'azione prolungata, molto bella e eh, che si è conclusa nel migliore dei modi, però l'importante era la vittoria finale della squadra che serviva punti per il morale, per la classifica e per eh, tornare ad allenarsi al massimo in vista della sfida di domenica. Anche oggi i giornali a Rimini dicono che abbiamo costruito la squadra per vincere il campionato, vogliamo vincere il campionato. Certo, ma a Rimini bisogna, bisogna trattarla come tutte le altre squadre perché noi siamo consapevoli che dal di qui alla fine sono tutte finali quelle che giochiamo. Bisogna portare a casa più punti possibili per ottenere una salvezza il prima possibile. E siamo consapevoli che tutte le squadre che affrontiamo sono forti, e, ma siamo consapevoli delle nostre forze e ce la possiamo giocare con tutti a viso aperto. Tieni in serbo un altro Eurogol? No, l'importante è la prestazione della squadra che portiamo a casa punti e poi il gol è una cosa che viene dopo. Infine ascoltiamo le dichiarazioni del difensore Federico Pierantozzi. Pierantozzi, dai, una bella vittoria col Forri nel derby e adesso abbiamo un nuovo derby. Una partita estremamente difficile perché il Rimini di solito non sbaglia due gare consecutivamente. Sì, 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 è una, una vittoria molto importante che insomma, ci dà, ci, ci dà una, una carica, ci fa lavorare bene in settimana per preparare appunto, la trasferta di, di Rimini. E, insomma, andiamo, andiamo carichi, eh, consapevoli della, insomma, della, nostra, della nostra forza, di, delle nostre capacità, eh, rispettando il Rimini, che è una squadra come sappiamo costruita per, insomma, per ambire alla, alla vittoria. Però noi cioè, ci stiamo allenando bene, siamo tutti, insomma anche la vittoria cioè, ci dà una spinta in più, perciò siamo, siamo pronti, ci stiamo preparando al meglio. Ecco, quindi anche sotto l'aspetto psicologico dovete essere attenti e non confondervi negli ultimi minuti, anzi fare come domenica e, e esprimere il meglio anche per 95 minuti. Esattamente, esattamente, io alla sfortuna non credo, credo insomma, che le cose uno se le costruisce, cioè, in base a quello che che fa, come lavora in settimana, poi insomma, lo, lo ripresenta sul campo la domenica. Noi fino adesso meritavamo qualcosa in più, meritavamo, siamo riusciti con, con caparbietà domenica insomma, a prenderci quello che fino adesso ci è stato tolto a, sempre nei minuti finali, perciò insomma, siamo, siamo carichi. Siamo. La marignanese cattolica farà visita a un Rimini che ha provveduto a cambiare il proprio allenatore. Alessandro Mastronicola ha dimessosi per lanciare la scommessa Adrian Ricchiuti. La bandiera biancorossa ha ottenuto all'esordio tre punti col progresso. Ma è uscito con una sconfitta dalla terra toscana col Borgo Ghivizzano. Lo 0-2 impone a una delle squadre maggiormente attrezzate per essere protagonista in questo girone l'immediato riscatto, ma la Marignanese Cattolica 1923 ha voglia di confermare quanto di buono ha fatto vedere nel derby con i forlì. Alla fine, il 17 ed ultimo turno di andata prevede le seguenti sfide. Aglianese, Prolivorno, Livorno, Correggese, Ghivizzano, Corticella Mezzolara, Fiorenzuola Sasso Marconi, Forlì Bagnolese, Progresso, Real Forte Querceta, Ribini, Marignanese, San Maurese Lentigione, Seravezza Prato. Per questo speciale è davvero tutto, a risentirci fra sette giorni.